benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fabio, qui per Milk Audio Store. Oggi andremo ad ascoltare il compressore valvolare The Phoenix della Thermionic Culture. Macchina sicuramente molto elegante, saltano subito all'occhio questi due grossi view meter che non si illuminano, questo è un peccato, ma probabilmente per questo motivo sono a sfondo bianco, quindi abbiamo un contrasto colore molto molto evidente, quindi possiamo vederli comunque anche in situazioni di penombra. Il Phoenix è un compressore valvolare molto caldo, sicuramente morbidissimo. Scordatevi le velocità di un compressore di tipo VCA, perché anche con attacchi e rilasci molto veloci in realtà rimane comunque molto molto morbido. Sicuramente un compressore adatto al mastering più che al mix, se non in caso di mixaggio di basso e voce, per livellare e ammorbidire il segnale. Prima però di entrare nel dettaglio della recensione, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, se non l'avete ancora fatto, di attivare sempre la campanella per ricevere tutti quanti gli aggiornamenti futuri da Milk Audio Store sul mondo del Pro Audio. Ma andiamo adesso più in dettaglio a scoprire i controlli. Due canali separati, canale primo superiore, canale secondo inferiore, presentano gli stessi controlli di gain in entrata, attacco, rilascio e threshold. Due bypass separati per ogni canale, come potete vedere con questi due grossi switch, e abbiamo la possibilità anche del link dei due canali, ovviamente per l'utilizzo in stereo. Sotto i view meter abbiamo gli output dei due canali, mentre a fianco abbiamo i controlli dei sidechain. Più in dettaglio però abbiamo tre posizioni sidechain per ogni canale. Abbiamo la posizione ovviamente off, nessun sidechain, 150 Hz o il taglio a 300 Hz. Questo per quanto riguarda l'utilizzo della macchina in modalità mono. Quando però il Phoenix lavora in modalità stereo, quindi con il link attivato, si possono combinare i due sidechain dei canali in modo che la macchina lavori sulla media dei due settaggi. Esempio, canale 1 posizioniamo su 150 Hz, il canale 2 su 300 Hz, quindi la macchina andrà a lavorare con il sidechain sulla media dei due valori, quindi su 225 Hz. Molto bello il LED verde qua di stato, non se ne vedono tante di macchine con LED verdi, secondo me è molto molto accattivante come colore. Ma passiamo ora a dargli un ascolto alla macchina.
corre, c'è sempre chi ha fretta di andare da qualcuno. Qualcuno che aspetta, forse no. Sarà una sorpresa, c'è un'eleganza nell'anima. È una danza sugli specchi, un'onda che si increspa, una melodia perfetta. Nascosta nella notte, c'è un'eleganza nell'anima. Tra le luci in città, l'eterno in un istante, prima di aprire gli occhi, prima che il sogno finisca. Ho trovato molto interessante anche la possibilità di settare la macchina solo in situazione di saturazione, escludendo ovviamente la compressione. Grazie al pomello del gain qui posizionato, possiamo ovviamente donare il classico grit valvolare. Andiamo a ascoltarlo. Veramente una macchina elegante, versatile nell'utilizzo, sia in situazioni di saturazione che compressione, o combinato, dal carattere molto molto morbido. Come sempre vi rimando ai link in descrizione per saperne di più sul prodotto e per l'acquisto diretto sul sito della Milk Audio Store. Come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!